oggi con amici appassionati velisti nuovamente insieme, amici fedeli, lettori del giornale della vela, ancora un altro appuntamento in questa nostra strada che ci porterà all'elezione, al vincitore del velista dell'anno 2022. Ambrogio Beccheria come sempre con me, ciao Ambrogio. Ciao Mino. Allora, ormai siamo in rush, siamo entrati, ieri abbiamo conosciuto tre yacht club molto molto importanti che sono l'orgoglio della vela italiana. Oggi, caro Ambrogio, dobbiamo andare a conoscere le nuove leve. Quando eri tu un ragazzino, ti ricordi, sei stato uno young anche tu alla fine, no? E quindi, insomma, ma come si comincia ad andare a vela, Ambrogio? Cioè, perché un ragazzino si appassiona alla vela? Perché lo porta il papà? Perché vive sul mare? Perché non è detto, no? Non è detto. Beh, io sono nato a Milano. Tu sei nato a Milano, quindi o andavi a Ritroscalo, andavi su Naviglio. Ma infatti io da young ero veramente scarsissimo, i nostri selezionati. E quindi come ha cominciato tu? Il tuo young come è stato con la vela? È stato un caso, un concorso estivo, sai quelle cose che durano 2 settimane, però insomma poi c'era il maestrale, sei in Sardegna, scopri lo spinnaker e dici questa cosa la voglio fare tutta la vita. Eri andato lì magari per le ragazzine e sei tornato andando in barca a vela. Più o meno così. Magari anche con le ragazzine, ci sta. Ambrogio Beccheria ha vinto 2 volte il premio velista dell'anno, vi ricordo che Ambrogio è pronto per un altro grandissimo progetto, ne abbiamo già parlato nella puntata introduttiva, ma qualche altra cosa ce la faremo dire. E ricordiamo che Ambrogio su quel mini trans, quanto è grande, quanto è lungo il mini trans? È sempre 6,5 metri. Sempre 6,5 metri, che tu hai fatto. Io ho provato a girarlo. Niente, è rimasto 6,5 metri, però andava. Andava sulle onde. I ragazzi di oggi sono ovviamente tra le promesse della vela, su quelli che voi avete votato, amici del giornale della vela, che con Tagoglia anche quest'anno, per il 31esimo anno, vi portiamo in casa il velista dell'anno. Quest'anno fortunatamente avremo la premiazione concretamente, non virtualmente, nella serata del 12 maggio a Milano. Vediamo come siamo arrivati fin qui. Come da tradizione del velista dell'anno Tagoglia, erano 100 i candidati selezionati dalla giuria di qualità del giornale della vela, divisi in 5 categorie. La prima fase dell'edizione 2022 è stata il sondaggione online, che è andata in scena dal 25 febbraio al 15 marzo. Il pubblico ha eletto il vincitore del premio Most Voted e i 3 finalisti per ogni categoria. La palla adesso torna alla giuria di qualità del giornale della vela, che il 12 maggio svelerà i vincitori, a cui andrà un prestigioso Tagoglia Aqua Racer. E allora, 3 nomination, un po' come gli Oscar, selezionati dai vostri voti e dalla giuria del giornale della vela. Da questi 3 uscirà il vincitore. Allora, andiamo a conoscere a questo punto i candidati di questa categoria Young. Cominciamo, sai con cosa? Con quelle che dicono siano delle... Adesso si arrabbierà perché ci sono vasche da bagno. Le vasche da bagno. Però bene per le vasche da bagno, cioè io sono anche andato, poi mi farò dire, anzi dirò al nostro ospite una cosa carina che noi facciamo da grandi già con le barche, stiamo parlando degli Optimist, perché quando si dice vasche da bagno, senza offesa, si riferisce agli Optimist, però da lì si passa, nonostante i milanesi non siano passati da lì come Ambrogio, però da lì si passa, tutti dall'Optimist partono più o meno, Ambrogio, è la prima barca. È la barca più semplice, anche molto affidabile, no? Esatto, comoda. Esatto, quindi i bambini salgono lì sopra e si appassionano. Allora, la nostra scheda, andiamo a conoscere il primo candidato. Quella del 2021 è stata una grande stagione per Alex De Murtas, il 15enne di Riva del Garda, che già negli anni passati era emerso nella classe Optimist. Adesso però è arrivato l'Exploit, con la vittoria al meeting della gioventù e a seguire il bronzo mondiale, entrambi vinti nelle acque di casa, quindi con ancora più soddisfazione. Non sappiamo cosa ci sia nel futuro velico di questo ragazzo, ma una cosa è certa, il talento sembra proprio esserci. Eccolo qua Alex, ciao Alex! Ciao! Ciao Alex, come stai Alex? Tutto bene, grazie, tutto bene. Tu stai meglio in mare forse che in casa, no? Probabilmente, ti trovi meglio in mare o no?
sicuramente. Quindi sul lago. Bello sul lago, è vero, è vero. Allora, Alex, prima ti sarei offeso perché abbiamo detto che l'ottimista è una vasca da bagno. No, 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 tranquillo. È un modo di dire. Alex, raccontaci te invece, com'è che sei arrivato a salire su un ottimista? Che ti ha portato? Qualcuno in famiglia? Ti sei appassionato tu? Come hai cominciato? Allora, io ho iniziato ad andare in optimist. Allora, ho conosciuto l'Optimist in una festa qua a Riva, cioè si chiama Festa dello Sport, viene organizzata ogni anno in estate, e praticamente girando ci sono molti stand in cui, cioè ogni stand ha uno sport, e a un certo punto ho visto lo stand della vela e c'era questo simulatore di Optimist, non so se avete presente. Sì. E allora ho voluto provare, ero molto piccolo ancora, ho voluto provare e mi sono divertito molto. E quindi avo ancora, non mi ricordo se 4 o 5 anni, ho detto io voglio fare questo. Ah, bravo, bravo, bello. E poi dopo quando sei andato all'acqua, Io ai tempi giocavo a calcio, poi naturalmente iniziando a far vela più impegnativamente, ho deciso di fare solo quello, perché avevo bisogno di più tempo. Senti Alex, e poi dopo, cioè, il tuo primo impatto con l'acqua com'è stato poi? Cioè, sei andato in acqua, a un certo punto hai detto no, no, non fa per me, qua finisco in acqua. L'ho preso all'inizio sul gioco, poi andando avanti ho iniziato a vedere che, diciamo, rispetto agli altri ragazzi andavo meglio e mi sono appassionato. È sempre un piacere vedere quando vai più veloce degli altri. È bello, anche quando sei sicuramente. Beh, insomma, poi quando sei un bambino la o giochi a pallone, vai a vela, la competizione è quella, no? E quindi la senti subito tua. Senti Alex, quindi tu hai vinto questo meeting del Garda, no? Sugli Optimist. Quanti eravate? Una delegata più affollata al mondo. Secondo me l'anno scorso eravamo sugli 800. 800 Optimist? Ci sono state delle collisioni anche? Io personalmente non ho avute, no. Bravo, bravo, hai capito subito che si scontrino gli altri. Ma è un classico, sai qual è la partenza più sicura, no? Quella davanti a tutti. Certo, così non hai più davanti a tutti, sicuro. Non ti scontri con nessuno. Tu non dici, mi metto davanti, poi voi dietro fate quello che volete. Senti, Alex, allora a questo punto tu che classe sei? Che scuola vai? Io adesso faccio la terza superiore, faccio il liceo delle scienze applicate. Vedi un futuro nella vela, un po' come Ambrogio, che ha fatto quello che ha fatto, rimarrà per te una passione così per divertirti o cosa? Io cercherò di avere un futuro nella vela, sì. Di andare avanti con questo sport, per bravo, quel che bravo. Posso fare. Bravo, che cosa ti piacerebbe fare? Su che barche ti piacerebbe navigare? Allora, adesso sono passato all'Optimist, al 29er, e poi se crescerò, perché adesso sono ancora molto piccolo, e proverò ad andare sul 49er, che mi piace molto come barca. Se rimani molto piccolo, comunque la velocianica fa... non c'è problema l'altezza. Alex, lui è un colosso, Ambrogio, quindi... No, ma tantissimi cianici sono piccoli. Sì, ma questo è Ambrogio, perché per lo spazio che c'hai... Conta. Sì. È il cervello più vicino, ragioniamo più in fretta. Davvero? Sì. No, veramente non lo so, saranno bisogno di spazi, veramente. No, o no, è un caso. Credo sia un po' il caso. Magari anche la velocità dei movimenti, no? Se siete più piccoli... No. No, ma non sai i momenti non dire niente. Interessante. Non dire. Vabbè, ho capito, tu vuoi portare Alex. Esatto. Dai, esatto. Bravo. Va bene, Alex, allora tu sei uno dei candidati, noi ti auguriamo buona fortuna, ci vediamo la serata del 12 maggio, vedremo se sarai riuscito tu a battere i tuoi due concorrenti che adesso andiamo a conoscere, altrimenti comunque ti assicuro, Alex, che già essere tra i candidati, essere stato votato, essere qui tra i tre finalisti è già motivo di soddisfazione. Ti auguro ogni bene nella vela, ma soprattutto nella vita. Grazie Alex, grazie, ci vediamo il 12. Grazie, okay? Grazie a voi. Ciao, grazie. Alex, ciao. Buon vento Alex. E poi è bello, no, Ambrogio? Scherzi a parte, noi siamo amanti della vela. Però è bello, no, quando un ragazzino invece di giocare a calcio si mette su una barca bella, no? Beh, sì, ci fa sentire più compresi, no? No, cioè, perché adesso parliamo, cioè, non è una cosa...
Cioè, per un ragazzino che magari ha voglia di giocare con gli amici, beh, lì bisogna essere, bisogna impegnarsi. Bisogna dare un abbraccio anche ai genitori, perché comunque spesso i genitori italiani sono molto osservatori, sì, li portano a giocare. Sì, hanno molta paura dell'acqua, noi culturalmente, cioè, come italiani, strano, abbiamo comunque paura dell'acqua. Abbiamo molto rispetto e che diventa anche quasi timore a volte. Invece, timore. Quando un bambino di 5 anni lo porti alla scuola di vela, vuol dire che hai fiducia, e certo, tra l'altro, Ambrogio, è difficile che se quando un bambino prova, allora tutti quelli che ho conosciuto io, poi tutti rimangono a fare vele. È difficile trovare qualcuno che dice no, non ci voglio andare, no? Forse saranno gli schizzi d'acqua. Poi devo dire che, vabbè, Alex è cresciuto in uno dei posti che viene considerato le palestre più belle per la vela al mondo, quindi immagino che non tutti i circoli e non tutti i posti dove puoi fare vela siano così belli, così, no? Questo conta anche, vabbè, sì. Se ogni volta che ci sono sempre 15 nodi, l'allenatore preparato, un bel circo, un bel ambiente. Bene. Poi ieri, parlando degli yacht club, ci siamo accorti cosa vuol dire, no? Certo. Carrera, cosa vuol dire la Sicilia, eccetera, certo, eccetera, Bellano, quelli che abbiamo visto. Va bene, andiamo avanti. Seconda nomination per la categoria Young, velista dell'anno 2022. Vediamo chi si tratta. Soltanto 16 anni Mattia Cesana, ma scommettiamo che questo 2021 il laserista nato a Karate Brianza non lo dimenticherà facilmente. Ha vinto l'europeo Il Carradi al giovanile a inizio luglio in Croazia, e poi il mondiale giovanile nella classifica generale e in quella degli Under 17. La sua sembra essere l'ascesa di un predestinato, e il laser italiano certamente in futuro conta anche su di lui. La vela dei grandi lo aspetta. Allora Mattia, so che sei in viaggio, no? Stai camminando, no? Non sono sulla barca, ma sono quattro ruote, sì, se non sì, sbaglio, sì. No? Sono in viaggio. Va bene. Allora Mattia, anche tu come Alex, come la prossima velista che andremo a conoscere, sei tra le nomination di questa categoria Young. Qui si parla di laser, caro Ambrogio, almeno sul laser ci sei salito o no? Sull'Optimist no, ma sul laser sì o no? E io sono un cattivo allievo, una volta. Solo una volta. Questa però è, diciamo, ecco, se l'Optimist per i più piccoli è nell'immaginario collettivo è la prima parte in assoluto, questa è la deriva per eccellenza, no? Il laser. Sì, credo sia la più diffusa al mondo, esatto. No? E poi, vabbè, chi vince qualcosa al laser resta nel tempo della vela, no? Sì, beh, insomma, è difficile trovare qualcuno che abbia vinto un mondiale laser e poi sia stato dimenticato. Hai ragione. Spero che sia di buon auspicio per Mattia. Allora, Mattia, raccontaci un po' il tuo approccio invece con la vela. Qui c'è Ambrogio, che tu immagino sappia di chi stiamo parlando, insomma, non l'hai visto una sola volta sul laser, quindi tu sicuramente gli dai gli scarti, sei andato in acqua, poi sei andato in oceano, magari va più veloce. Ma a parte questo, caro Mattia, tu come sei arrivato alla vela, Mattia, e poi al laser soprattutto? Ma è stato un po' tutto per caso, no? Io vivo anch'io vicino a Milano, a Monza, vivevo vicino a Milano, e d'estate andavo sempre dalla nonna a fare gli sport camp a Riva del Garda, e un giorno papà mi dice: vabbè, prova ad andare in barca, e da lì è nato tutto. Ho fatto i vari corsi fino ad arrivare in preagonistica, e l'abbiamo fatta io e Alex assieme, e da lì poi è nato tutto, dall'Optimist cadetti, poi juniores, fino ad arrivare al laser. Che sensazione ti dà andare su un laser, Mattia? Cos'è che ti piace di più? La velocità, non lo so, sentire l'acqua, sentire l'acqua. Cos'è che ti piace di più andare su un laser? Cinghiare. Il laser è una barca, no? che bisogna far fatica, no? Quindi cinghiare è la cosa più bella. Andare con tanto vento è la cosa più bella che ci sia. Che ci sia. Ti spieghi cosa vuol dire cinghiare, che ci sta ascoltando? Spieghiamolo, cinghiare. Io me lo ricordo per il dolore, perché sì. Cioè, praticamente ma facciamolo spiegare a Mattia, che è sicuramente cosa vuol dire cinghiare. Cinghiare è far fatica, più cinghi più vai forte. È far fatica, è una barca ignorante, purtroppo, con tanta aria, e più cinghi più fai fatica e più vai bene, ecco, tutto lì, con tanto vento. Quante volte sei finito in acqua, Mattia? Scusa, non ho capito. Quante volte sei finito in acqua? Boh, un po', non lo so. Non lo so, un po'. Non ce lo vuoi dire,
Non ce lo vuoi dire, lo so, non ce lo vuoi dire. Comunque, ma ti ascolta, tu insomma hai vinto questo mondiale, no, devo no, dire, no, lo so. No, stiamo scherzando ovviamente. Insomma, prossimo passo lo chiediamo a tutti, no? Visto che voi siete giovani, è come dice Ambrogio, uno che vince nel laser è difficile che poi non lo ritroviamo a vincere qualcos'altro o comunque essere un primatore nel mondo dell'arena. Il tuo prossimo step cos'è? Per quanto farai laser ancora e se poi vorrai cambiare marca, dove vorrai andare a veleggiare? Su quali parchi? Vabbè, naturalmente è finire il mio percorso giovanile che ho iniziato da 2 anni e poi, vabbè, come credo che sia il sogno di ogni velista, fare della vela il proprio lavoro, no? Quindi guadagnarsi da vivere andando in barca, credo che sia l'apice, no? Di tutto, quindi anche fare delle campagne olimpiche volendo, ma comunque arrivare a fare della vela il proprio lavoro in sé per sé. Ma è un bel lavoro, non è un lavoro ufficio. Lui ti può dire quanto è bello, però è dura, no, Ambrogio? Perché poi la gente immagina che di vela si campa o non si campa, perché voi siete sempre alla ricerca di sponsor, di qualcuno che vi aiuti, perché poi fare le barche, costruirle, mantenerle, cioè, ci vogliono soldi. Le cose preziose hanno un valore, un valore, no? Un quindi posto, ovviamente... No? Ma insomma, le scelte di vita importanti comunque sono sempre faticose, però voglio dire, quando appunto c'è questa passione di questi ragazzi, alla fine non sono così dure da percorrere queste strade, no? Quando c'hai la motivazione è tutto più facile. Quindi ovviamente non c'è la carriera che devi andare in quella scuola, poi ti prendono in quel posto, è posto fisso, questo no, questo sicuramente non funziona così. Come diceva appunto Mattia, campagne olimpiche, progetti impegnativi, insomma bisogna gettarsi oltre l'ostacolo. Però Mattia mi sembra con le idee chiare, perché dice più si fatica più è bello, quindi vuol dire che parte bene mentalmente, no? Sicuramente. Va bene Mattia, in bocca al lupo, ci vediamo il 12 di maggio nella serata milanese, vedremo insomma come sarà andata. Comunque anche per te, per il discorso che abbiamo fatto con Alex, già essere nei primi 3 quest'anno in questa categoria è motivo d'orgoglio. Buon lavoro per tutto Mattia, ciao, a presto, ci vediamo il 12. Ciao. Grazie mille, anche voi, grazie mille. Ciao raga, ciao Mattia, ciao, ciao, ciao. Beh, mi piace, non so, sarà perché ormai ho un'età avanzata, mi piace quando vedo i ragazzi impegnati nel mondo della vela, mi piace. Ma non solo ragazzi, caro il mio Ambrogio, perché qui le veliste anche sono tante, le veliste sono tante, e allora veliste, e poi tutto quello del mondo della vela di oggi ha portato, perché progressi, no? I foil, le barche che vanno come degli aerei, le vele rigide, insomma, il mondo della vela si è molto trasformato, parleremo nel corso di queste puntate, perché avremo la categoria owner, anche i designer, insomma, è molto cambiato. Allora noi andiamo a vedere la terza finalista. Leggi Pescetto, segnatevi il nome di questa italo-irlandese classe 2000, perché è probabile che in futuro ne sentiremo parlare. Campionessa italiana di kite foil che sarà disciplina olimpica a Parigi 2024 nella versione Formula Kite. Il suo sogno è partecipare ai giochi e sembra che talento e grinta per arrivarci non le manchino affatto. Chi la conosce racconta che dietro il suo sorriso si celi determinazione e voglia di vincere. Il talento c'è, il sogno olimpico l'aspetta e il futuro è dalla sua parte. Maggie Pescetto, eccola qua, ciao Maggie! Ciao! Ciao! Ciao, guarda che bel sorriso però, avete il bel sorriso della nostra Maggie che è italo-irlandese, diciamo. Quali sono le tue origini? Come si compone questa tua origine, Maggie? Sono nata in Irlanda, però ho sempre vissuto in Italia, quindi... Hai sempre vissuto in Italia? Ma sai, io sono andato in Irlanda in pieno luglio e mi sembrava di essere in dicembre, in gennaio, Maggie, però dai, non è possibile, no? Cioè, vedi dei paesaggi bellissimi, un tempo bellissimo, però a luglio non si può andare, che ci sono 3 gradi, Ambrogio, dai. Io abito in Bretagna, quindi non posso. Ah, abito in Bretagna, quindi siamo lì, eh? Sì. Cioè, è simile. Va bene, comunque Maggie vive a Milano. E allora, Maggie, questo stavo dicendo prima, no? Nel presentare l'evoluzione del mondo della vela, questa dei foil, Ambrogio, è stata una grandissima svolta, giusto? Beh sì, assolutamente, credo abbia cambiato veramente il modo di pensare un po' la vela. E è arrivata appunto anche ovviamente ai kite, al windsurf, quindi ormai mettete i foil alle vostre barche. E vi faccio più difficile, però lo chiediamo a Maggie, ma secondo te
No, beh, credo che sia più difficile. Più difficile. Io ho avuto una barca oceanica con dei foil, era un mini ed era una fucina di problemi a gas proprio, era veramente complicatissima. Però ce n'erano 5, sai, che tutti si muovevano. Non lo so, in effetti forse Maggie ne sa di più. Sentiamo col kite invece, Maggie, cosa vuoi tu? Ci andavi anche senza foil sul kite? Sì, io ho iniziato con la twin tip normale, quindi senza foil, che era la disciplina olimpica, che è nata alle Olimpiadi giovanili, quindi ho iniziato senza. Poi mi sono approcciata 2 anni fa al foil, devo dire che ne è valsa molto la pena, perché è una sensazione completamente diversa, però, cioè, rispetto alla tavola bidirezionale, secondo me, cioè, sono sensazioni completamente diverse andare sul foil. Differenti. Sì. La gente che pensa che sia molto più difficile e uguale, secondo te, tu che le provi tutte e due, quindi qual è la differenza sostanziale? Beh, per arrivare a fare subito foil è un po' complicato, almeno io parlo per quanto riguarda il kite, non so, la vela, sinceramente non mi sono mai approcciata molto alle imbarcazioni, anche se mi piacerebbe, però parlando del kite dovresti magari aver già un po' di fare un po' di mano con la vela, con il foil, magari inizi con la tavola normale e poi passi al foil, perché ti servono comunque tutte quelle che sono le sensazioni della vela, quindi è un po' difficile l'approccio e il passo al foil, però poi non è difficile una volta che hai preso il piede, insomma. Non è così spaventoso nel farlo come al vederlo. Magari al vederlo sembra un po' più difficile, ma posso essere sincera. Guarda, noi stiamo vedendo delle immagini, insomma, si va a una certa velocità. Ambrogio, se qui si sbaglia e vai a sbattere sull'acqua, non fai male. La velocità è un po' quello che caratterizza, insomma, il foil, è quello che lo rende unico. Cioè, penso che però ne valga la pena, perché, cioè, andare così veloce non si fa con tante imbarcazioni, è una delle uniche che ti porta a fare velocità così elevate. Se ti piace un po' l'adrenalina e la velocità, insomma, è la cosa giusta. Cioè, a me questo è l'aspetto che mi piace di più del foil. Secondo me il foil ha anche obbligato un po' i velisti a indagare non solo le sensazioni, ma anche il materiale tantissimo. Perché lì veramente su dei dettagli microscopici puoi fare una bella differenza. Mentre prima, capito, su magari un kite, adesso io non conosco la disciplina, però la twin tip, che invece magari le tavole, ovviamente è importante, però adesso il foil è fondamentale. Cioè non si torna più indietro, secondo te, no? Dal foil ormai. No, ma uno può anche tornare indietro, assolutamente. Però dico, la tecnica è diventata ancora più importante, mentre prima la sensibilità, magari ho capito. Feeling adesso ci vuole anche, non puoi improvvisare. Senti Maggie, col kite sì, voglio dire, io quando vedo non sono assolutamente mai andato, quindi chiedo veramente come se fossi una casa che vuole sapere, no? Col kite ho visto che sì, molti vanno su, saltano, poi ritornano in acqua, no? Col foil è uguale, Maggie, cioè tu vai fuori da, oppure non devi mai uscire dal, cioè si va sempre con il foil in acqua. Allora, diciamo che se esci, puoi farlo per divertimento fuori dalla regata, ma se ti esce la letta in regata, diciamo che non è molto divertente, fai parecchi botti e dovresti cercare di navigare sempre con il palo di carbono, almeno un minimo immerso. Certo, con il mio palo può uscire leggermente lo stabilizzatore, la letta, però se esce completamente rischi di cappottarti, quindi... Infatti, cioè, è difficile, cioè uscire... Puoi prendere un gradino in bici, praticamente. Ah, ecco, bello! Non puoi saltare tranquillamente, però magari da fare per divertimento in una sessione, un'uscita che non sia di regata. Ho capito perfettamente. Anche a te la stessa domanda, Maggie, il tuo futuro è kite oppure prima o poi proverai un altro, non so, qualcos'altro di queste barche con i foil che vanno a 3.000 all'ora? Allora, io ora come ora mi vedo proprio nel kite, cioè ho provato anche anni fa quando c'era lo switch fra il twin tip e quello che faccio ora, c'è stato un anno dove ho provato comunque andare in 420 e fare vela, ma appena mi hanno proposto di iniziare il foil proprio non mi sono più staccata, quindi al momento i miei occhi sono puntati su questo,
non mi precludo comunque provare altre cose in futuro per divertimento, ma mi vedo molto bene dove sto, sinceramente. Ma in discoteca ci vai ogni tanto anche, sì? Ma in realtà sono un po' vecchia dentro, mi piacciono di solito le 9 sono a letto, io... Cioè, noi siamo in categoria di mi sento dire vecchia dentro. Lo so, però comunque Maggie è la particolarità che ha già parlato di Olimpiadi più e più volte, quindi credo che abbia una cosa abbastanza ingombrante in testa, andare alle Olimpiadi... Parigi, Maggie? Parigi. Ma non a visitare la Torre Eiffel, Parigi per andare a vincere qualcosa, no? Vabbè, dai, l'importante è, come dice Ambrogio, è avere le idee chiare, pensarci e lottare, eccetera, eccetera. Va bene, Maggie, grazie per essere stata con noi, appuntamento anche a te, la serata del 12 maggio, vedremo come sarà andata la decisione finale della giuria di qualità del giornale della Vela, oltre ai tanti voti che hai che ti hanno permesso di essere qui nelle tre candidature. E già questo è un motivo d'orgoglio, e poi tanto in bocca al lupo, buon vento, buon tutto ovviamente per il tuo futuro. Grazie Maggie, grazie, ci vediamo il 12 maggio. Grazie a Maggie, pescetto. Questi erano i tre Young di questa categoria che andremo a premiare nella serata del 12 maggio. Domani, caro Ambrogio, parleremo, ecco, anche questo potrebbe anche essere molto carino, dei designer, cioè queste marche veramente, no, che hanno sempre forme più strane, sempre più larghe, sempre più triangolari, cioè, sempre più strane. Ogni volta che uno passeggia sul molo, dice: ma guarda qui, questo è un 35 piedi, ma è largo quanto una petroliera. 10 anni fa era la metà, però è così, no? È così. Beh, sì, sono curioso di vedere quando vedrai alla grande Pirelli che faccia farai. Bravo, il progetto del mitico Ambrogio che ha messo in piedi questa marca, presentato peraltro proprio lo scorso mese qui a Milano, grazie alla Pirelli, insomma, questa marca che ricordiamo è un... Class 40. Quindi lì si va, magari ci porta, a me, a Fabio, ci porta, Eugenio, amici del giorno della Vela, ci porterà a bordo, piano piano, magari ci porta. Va bene, allora, noi ci vediamo domani, ovviamente, sempre sulle nostre piattaforme, sui nostri social, del giornale della Vela, per continuare a conoscere i candidati. Domani parleremo appunto dei designer, il premio quest'anno è abbinato al nostro partner Signature, ricordando ovviamente l'appuntamento sempre il 12 maggio. Domani, Ambrogio, ok, a domani. Ciao, ciao, Mino, ciao. A domani.